Allora, come sapete, quelli che frequentano, che hanno la scalogna di frequentare i corsi che faccio io o le tesi che seguo, una delle regole fondamentali è non iniziare mai un paragrafo con un nome proprio, no? Cioè tu chiudi un paragrafo, una citazione, il paragrafo successivo non ci metti Agrelli, dice che, eccetera. Ci vuole il connettivo, il famoso connettivo. Allora, io faccio il connettivo, cioè faccio solo il connettivo, poi tutto il resto lo fa lui, tutto il resto del paragrafo lo farà lui, e il connettivo che scelgo è finalmente Valerio Magrelli, insomma, finalmente Valerio Magrelli, anche perché l'abbiamo letto a lezione un sacco di volte, ci abbiamo fatto seminari di poesia sopra, manipolando, smontando le varie nature e venature, i vari esercizi di tittologia, insomma, per capire anche un po' come funzionano gli endecasillabi, qualcuno se lo ricorderà, qualcuno di voi. Tra di voi ci sono magrellisti, magrelliani accaniti, giovani e meno giovani, ma insomma qualcuno, ce n'è anche qualcuno che non è potuto venire, una ragazza che ha fatto la tesi su Magrelli, la Elisa Fraccarica, in Marocco, e credo rimpiangerà per una volta nella sua vita di essere in Marocco, per il resto la invidiamo moltissimo, però in effetti era una bella occasione. Però insomma, sappiamo che è un nome che ha girato anche nel nostro contesto, anche diciamo semplicemente accademico, però è inutile che io vi dica chi è, chi non è, tanto lo conoscete benissimo. E come connettivo sto già diventando troppo lungo, ma è solo per dire che oggi parliamo di due libri in particolare: Il commissario Magrelli 2018 Einaudi e Sopruso, due punti, istruzioni per l'uso 2019, sempre Einaudi. E parliamo di questi due libri, però in realtà faremo delle connessioni, se poi volete, e se Valerio Magrelli vorrà farlo insieme a voi. Con le numerose altre cose che Valerio ha scritto negli anni, sia di poesia che di traduzione, che di saggistica, che di prosa. Insomma, che cosa sono questi due libri? Io li presento solo così, in maniera davvero velocissima. Allora, intanto devo premettere, come ho già detto a lui, venendo dalla stazione fin qui, che sono la persona meno adatta a presentarli, perché soprattutto uno, ma anche l'altro, anche il commissario, perché mi ci sono visto dentro. Allora, quando uno si vede improvvisamente dentro la scena di un libro, non è proprio la persona più adatta a descrivere tutta la circonferenza del libro. Mi sono visto dentro per motivi che poi sentirete da lui, ma che in parte riguardano anche me. E poi credo che forse neanche voi siate. Adesso sto per dire una cosa che vi lascerà un po' così, forse. Neanche voi siate proprio il pubblico adatto per parlare di questi libri, perché tra di voi ci sono molti giovani, quindi persone che il cui, diciamo, la cui, il cui corpo non ha ancora registrato in sé tutte le stratificazioni del sopruso, o di comunque di quello che non va nel comportamento delle persone che abbiamo intorno, eccetera. E quindi forse non so se colgono, non so se colgono, forse sì, per intuito forse, non lo so, però non so se colgono fino in fondo il dolore che viene fuori da queste pagine. Io invece l'ho colto, perché effettivamente c'è del dolore, ma cioè, in realtà più che del dolore, io li ho visti questi due libri, poi adesso la butto lì, poi magari direi tu se invece la prospettiva vera qual è, però dal lato del lettore, dal mio angolo di lettura, li ho visti come quello che una volta si dicevano degli études de mœurs, che non è che vada tradotto esattamente con studi di costume, però insomma come, non lo so, come degli studi. Pensate agli studi in senso pianistico, no? Cioè, gli studi di Chopin. Che cosa serve uno studio? Serve a risolvere un problema tecnico. Cioè, uno fa magari un notturno, fa una barcarola, fa un pezzo speciale per fare un certo effetto, e quello può essere un pezzo. Ma uno studio, un compositore lo fa per risolvere un problema di, appunto, di, non so,
passaggio del pollice, gli arpeggi, un problema specifico, un problema tecnico. In questo senso credo che siano effettivamente degli studi, cioè dei libri che risolvono dei problemi, o perlomeno che vedono dei problemi e danno qualche chiave per risolverli. Quindi sono, credo, anche libri pragmatici, pratici, che arrivano al problema, che toccano il problema e lo descrivono e lo prendono da una prospettiva sempre più ampia. Questa prospettiva è un po' nello spazio e un po' nel tempo, e quindi va a toccare, andando nel tempo, anche i libri precedenti, le cose precedenti, i libri che noi abbiamo letto anche molto a lezione, Geologia di un padre, Addio al calcio, Disturbi del sistema binario, dico quelli che abbiamo, diciamo, rievocato più recentemente, però appunto, come ho detto prima, la presenza di Magrelli nei nostri corsi è di lunga data. E, ecco, quindi sono due libri che ci permettono anche di capire questa cosa che ci siamo chiesti molto, come interagiscono in lui poesia e prosa, che è una domanda forse oziosa, vista forse da lui, però dal nostro punto di vista, di gente che impara un po' ad avere a che fare con la poesia, può avere un suo senso, e quindi ce la siamo fatta più volte. A volte poi non abbiamo trovato neanche una risposta, ma visto che c'è lui possiamo chiedergli. E poi naturalmente, prima di passare la parola a Valerio Magrelli, vi inviterei naturalmente a rivolgergli voi delle domande, lo dico fin d'ora dico però una cosa: domande al punto, quindi non la domanda che serve per capire far capire a tutti quanto conosco Magrelli, quanto sono bravo, no, quello lo fate con me, magari a lezione avrò più pazienza, ma con lui no, perché abbiamo poco tempo, quindi ce l'abbiamo qui poco. Domande al punto, e così abbiamo modo di fare più domande, di avere più persone che hanno curiosità, no? E da soddisfare. E niente, io ho finito qui, dopo magari ti interrompo, faccio una cosa molto informale, e quindi intanto benvenuto, e poi raccontaci un po' di questi libri e anche di tutto ciò che vuoi raccontargli intorno, col microfono, perché qui tutto rimarrà grazie, nel grazie per essere venuti, e veramente è sempre una gioia trovare delle persone che leggono poesie. Oggi mi viene in mente così, io insegno letteratura francese ormai da 30 anni, dopo 30 anni di pendolarismo che mi ha portato a scrivere La vicevita, cioè un libro sui treni, oggi pure parlerò di treni, dopo 30 anni di pendolarismo sono a Roma, ma una delle mie insegnanti che voglio citare, Fausta Garavini, perché è stata la traduttrice di Montaigne, il libro della mia vita, proprio per dirla in una battuta. Ebbene, una volta mi ricordo che Fausta Garavini mi disse: guarda, puoi non andare a Parigi, puoi non leggere le ultime uscite dei libri francesi, ma non puoi non leggere Le Monde di venerdì, perché il venerdì esce La cosa dei libri. E il crollo di Le Monde è alla base del libro sul commissario Magrelli, vi dirò perché, però malgrado tutto, per un periodo ero talmente indignato che compravo il Nouvel Observateur, ripeto, non per fare lo snob, ma perché insegnando letteratura francese io ho il dovere di, è un fatto deontologico, alla fine sono tornato a Le Monde perché era più facile. Oggi apro Le Monde e c'è una rubrica di uno scrittore, mannaggia l'ho buttato, vabbè, avendo fatto 100 ritagli, però ho buttato il giornale, che dice: forse questo è uno dei più brutti libri che ho letto negli ultimi 40 anni. Aspita, e che era? Un libro su leopardi di Avenia. Allora io mi sono chiesto, oddio, uno, perché tu leggi i libri di Avenia? Due, perché vengono tradotti i libri di Avenia? Ecco, la vostra presenza qui è una boccata d'aria. Perché quelli sono libri, ripeto, che con la letteratura molto semplicemente non hanno nulla a che vedere, come dirò tra poco, dei gialli in maniera un po' più provocatoria. Dunque, come mai ero arrivato a Le Monde?
C'era un motivo, ma me lo sono scordato. Oh no, per ringraziarvi di essere qua. Allora, rapidamente, perché io, ecco, ho detto il libro più importante per me è stato I Saggi di Montaigne, magari vi do anche delle indicazioni di questo tipo. Sulla questione dell'ondeggiare tra prosa e poesia, invece, cito un altro libro sublime e supremo. E una volta ero sempre in treno, leggevo L'Indice, che ora confesso leggo un po' meno perché ci si mette un mese e non si legge altro, però è un bellissimo foglio, e non il foglio, L'Indice. E mentre leggevo L'Indice, leggo un'intervista a Mengaldo che dice, parlando del più e del meno, e naturalmente il più grande scrittore vivente, e chi è il più grande scrittore vivente? Secondo Mengaldo, Rabal. Parliamo del 92, io non ho mai letto un libro di Rabal, ne ho letti molti, ma uno deve essere obbligatorio per me, per voi anzi, e come per me e per tutti, ed è Ho servito il re d'Inghilterra. Bene, Rabal arriva alla prosa, essendo un poeta surrealista, cieco, ma di ispirazione francese, e lui racconta, non mi ricordo se in questo libro o nella Solitudine troppo rumorosa, lui racconta che scriveva in versi e a volte li faceva traslocare in prosa, ma a volte ritornava ai versi, in questa oscillazione bellissima che per me appunto è rimasta magistrale. Vi dicevo, tendo molto a divagare, altro super maestro, proprio vertice, uno dei quadranti, ed è il Tristram Shandy di Sterne, quindi il capolavoro assoluto della divagazione. Stavo per dire Savinio, ma invece no, proprio andiamo all'origine. È Savinio, lo supremo. Dunque, no, per presentarmi, dico questo, chiacchierando con un amico mi venne in mente questa bella idea. Io ho iniziato a scrivere giovanissimo, addirittura più giovane di quanto pensassi, perché ho ritrovato dei quaderni in cui a 12 anni avevo scritto a macchina le poesie. Scrivere a macchina nella mia era era una cosa, cioè di solito se uno scriveva a macchina a 12 anni vuol dire che le aveva scritte a mano, ma 6, certo. Ci si mettevano 6 anni per scrivere a macchina qualcosa, certo. Figurati per un bambino, quindi ho iniziato prestissimo, certo. Il che vuol dire, altro oggetto di cui parleremo presto, il numerino segnafile, che trovate dal Salumiere all'IKEA eccetera, che io staccai il numerino per pubblicare molto giovane. Pubblicai giovane, ma il vero miracolo fu il fatto che provai a pubblicare da giovanissimo. Sono stato fortunato perché era un periodo ovviamente molto più felice per la poesia, molte più case editrici, immaginatevi che una delle più importanti era Feltrinelli, che non l'ha più avuta, Garzanti che ne aveva due, non ce l'ha praticamente più, abbiamo nuovi editori per fortuna. Ieri mi sono arrivati 3 bellissimi libri, però classici, di una nuova collana Bompiani, che vi segnalo perché hanno una cura e una traduzione straordinaria. La Tsvetaeva, fatta da... no, Chodasiewicz, Chodasiewicz tradotto da Caterina Grazia Dei, Nicanor Parra e non mi ricordo il terzo. Sì, quindi c'è vita sul pianeta, sì, diciamo. Però... quindi io esordii molto presto e esordii all'interno di un registro molto riconoscibile, che per semplificare io chiamo il sistema Ponge, altro poeta per me cruciale, Francis Ponge. Purtroppo non è tradotto, non sono tradotto. Ora c'è un piccolo gruppo di scrittori di Roma, Benway Edition, che inizia, sì, certo, a tradurlo, no? Sì, sì. Era tradotto da Einaudi, ma non le poesie più belle. Fatto sta, poesia. Sono venuti anche qui, Sono venuti? Sì, sono venuti qua un annetto fa. Sì. Mi telefonava ora, sì, arrivando Michele Zaffarano. Ah, Michele Zaffarano, certo, è venuto qua un paio di volte. Sì, sì, quindi insomma li conoscete, sì, benissimo. Sì. Quindi loro stanno riscoprendo questo grande poeta classico, pur essendo vissuto negli anni 60-70, però è una poesia della poesia, una metapoesia. Io mi sono laureato in storia della filosofia, ve lo dico perché molti poeti italiani, ora lo dico diciamo
piuttosto tranquillo, ma io per anni avevo delle lacune tremende che se fossero state trovate mi avrebbero screditato per sempre. Ora che li ho letti, diciamo i più importanti, ho recuperato le mancanze, lo posso dire. Ma dopo essermi laureato in storia della filosofia, inizio pian piano a leggere appunto Betocchi, quelli meno ovvi, no? Finché mi imbatto in certo senso, non so se avete mai sentito Sereni, e leggo quella poesia, scrivere poesia sulla poesia, quale vergogna può essere maggiore? È chiaro, in una prospettiva sereniana tutto questo è vero, ma ciò non toglie che Ponge sia stato uno dei più grandi poeti del Novecento. Fatto sta, quindi, la prima poesia che scrivo è nell'orbita di Ponge, nel sistema solare di Ponge. Dopodiché sono passato agli antipodi. Le ultime poesie, per me, io le considero, per capirci, nel sistema solare di Brecht, autore che non amavo, poeta che ho sempre amato, viceversa. Per me è un poeta, sì, certo, tutti conosciamo, saggista, drammaturgo, però è un grandissimo poeta. E allora aggiungo un'altra cosa, io mi considero oggi, ho compiuto 62 anni, un poligrafo, per cui spazio dal pamphlet come il 68 realizzato da Mediaset al diario di viaggio. E l'unica stella polare, anzi sono due, diciamo, no, ho avuto la fortuna di conoscere dei poeti che mi hanno molto aiutato in tutti i sensi. Voglio ricordare Antonio Porta perché è stato uno dei più generosi, mentre non diventai mai amico di Sanguinetti, per il quale avevo però una venerazione, soprattutto come intellettuale, è stato uno degli uomini più colti che io abbia conosciuto. Adesso io non voglio, lo conosco anche un amico molto caro, ma quando io sento parlare di De Cataldo come di un intellettuale, gli vorrei dire, e glielo dirò la prossima volta lo vedo, se tu sei un intellettuale a me va bene, ma allora io sono un magistrato, mettiamoci d'accordo, perché tu hai fatto sempre il magistrato e sei un magistrato, io ho sempre studiato testi di letteratura, di critica saggistica e sono un intellettuale. Tu non puoi venire nel mio campo, se no io vengo nel tuo, ma qui non mi fermerò mai. Questo per dire, ecco, capite, un tempo gli articoli sui giornali, li scrivevano Calvino, li scriveva Sanguinetti, ma oggi le recensioni, altra persona per cui li cito apposta, ho una grande simpatia umana, Paolo Giordano, ma è un dottorando di fisica. Paolo Giordano mi deve fare una lezione sui buchi neri, ma lui non sa chi è, che ti posso dire, non dico un autore francese, ma non l'ha studiato. Ma allora perché ne parli? Io teorizzo questo, si può essere, diciamo, ma allora non puoi essere uno scrittore se non sei un professore. No, puoi essere uno scrittore, ma non un critico. Per fare lo scrittore non serve nulla, per fare un critico, la mia vecchia teoria, ci vogliono 8.000 ore di volo, come per i piloti. Hai visto ieri che è successo su queste linee spaventose EasyJet? Un poeta ha fatto tardi e c'è traffico, non arrivava. Allora si è presentato un viaggiatore e ha detto: veramente, io, questa è la mia patente, ho 100.000 ore di volo, sono un poeta. Un pilota. E ha detto ai passeggeri: se tutti, neanche uno si oppone, siete d'accordo, visto che questo non arriva, applauso e lui ha guidato. Ma lui aveva la patente. E allora concludo, scusate, ma tanto poi in qualche modo ci arrivo, questo mio ribollire interno per l'invasione di campo, no? Tu fai diventare, vabbè, siamo proprio oggi le comiche, fai diventare, come si chiama, Banfi, un grande attore, rappresentante dell'UNESCO. Attenzione, perché questa che sto per dire nessuno l'ha detta ed è grave. Fai diventare Luca e Paolo, i comici, presidente o direttore del Museo di Genova, la più importante istituzione cittadina, a un comico. Perché a me è chiaro, ma è più simpatico, ma anche Banfi non è antipatico. Però non è che io posso assolvere uno e condannare l'altro. Va bene, anche Di Battista che dirige i saggi di
la collana di saggi. Sì, ma quello neanche lo diciamo, però siamo alle comiche, no? Le regie teatrali, Signorini che fa una regia d'opera lirica, è il delirio. Io voglio dire questo, no, perché ci ho pensato nella settimana scorsa, è una cosa calda calda. Bene, ma sarai obbligato a farti curare odontoiatricamente da loro. Certo. Perché se la competenza non vale, non vale. E non è che non vale solo per la letteratura. Noi siamo veramente nel piccolo il regime letterario più colonizzato che esista. E non è possibile. Io ripeto, non sulla scrittura, chiunque può e dovrebbe scrivere, ma non dovrebbe essere critico. Lo studio è una cosa molto più seria. Va bene, ora adesso mi cerco di contenermi. No, no, altro che, no, anzi, mi chiedevo se... Sempre, andreste sulla in montagna, sul Cervino, prendendo come guida un chitarrista? Nessuno, però tutti possono scrivere poesie. Anzi no, parlare di poesie. Ha dei risvolti sociali, sai, questa cosa, perché è alla base del fatto che poi quando andate, non so, quando trovate casa insieme a un ingegnere, l'ingegnere dice, beh, ma quella roba lì la so fare anch'io, cos'è questa roba? Che libri studi, no? Però uno, al di là, diciamo, delle battute, e qui veramente chiudo, perché abbiamo poco tempo, vorrei parlare dei libri, ma una settimana fa ho dovuto essere d'accordo con Galli della Loggia, cioè, voi capite, io non volevo, ma è uscito l'articolo di un giornalista che ha detto, ricordo ancora quando nel 68 ci presentammo a un esame, il professore Pio Baldelli, eccetera, capì che non avevamo neanche aperto i libri, ci disse che voto avete, che voto volete, e noi dicemmo 30 e lui ce lo diede. Questo Galli della Loggia, non lo conosco, ma lo leggo, non sono quasi mai d'accordo con lui, ha detto, guardate, questa è una cosa gravissima. Ma perché accade? Perché era in una facoltà umanistica. Certamente, se fosse stata cardiochirurgia, 30 non gliel'avrebbe dato, no? Siamo d'accordo. Ma vi rendete conto che offesa verso quello che scriviamo, che facciamo, che leggiamo? Cioè, a un dentista non permetteresti mai di passare un esame senza studiare, ma la letteratura, chi se ne frega, no? Quindi attenzione, dobbiamo imparare, e così passerò subito al libro, ad arrabbiarci, imparare a sdegnarci di nuovo, perché questa è una cosa offensiva. Ecco, è offensivo, per dirla, e arrivo alla fine, che si facciano i funerali di Stato a Mike Bongiorno, un piazzista, e non a Sanguinetti. Cito Sanguinetti perché dopo, stavo parlandone, dopo Antonio Porta è quello con cui non mi sono mai trovato, io non sono mai stato amico, anzi c'era quasi un'ostilità, però la mia ammirazione era grande, e soprattutto gli invidio una delle battute più belle che con il tempo ho fatto mie. Perché si scrive poesia? Gli dissero, e lui disse, per antipatia. Ed è vero, solo che io non lo sapevo, ci ho messo 40 anni per capirlo. Tant'è vero, e finisco, che dal sistema Ponge sono passato inavvertitamente al sistema Brecht. Quindi io, che ero nella mia stanzetta petrarchesca a scrivere i miei testi cerebrali sulla poesia, che non rinnego, ma che erano di un altro mondo, perché li scrivevo? Perché allora era il periodo delle lotte politiche. Cioè, adesso mi sono messo a scrivere questi due pamphlet, e poi iniziamo a parlarne, se no mi fermo più, di uno in prosa e uno in poesia, che hanno per tema, da una parte, il sopruso quotidiano, dall'altra la rimozione della vittima, la grande rimozione della vittima. Da quale vogliamo cominciare? Ma forse dal primo, contravvenendo alla regola cronologica, no? Dal primo, cioè dal sopruso. Sì. Bene, perché, intanto cominciamo, dopo magari mi viene in mente del perché, ma istinto direi dal primo. Allora, cani, antifurto, bimbi, lupi mannari, questa è tutta la sfera acustica, no? I disturbi. Chi fa rumore
e all'oscuro degli altri. Tant'è vero che io ho coniato una parola, gli alter privi. Avete visto il film, non brutto, The Martian? Qui ci sono ben tre posti a sedere, tre posti a sedere. Il film The Martian, quello con, come si chiama, quel, Matt Damon. È la storia di un uomo che resta solo su Marte. Ecco, l'alter privo è così. È quello che apre lo sportello della macchina senza pensare che ucciderà un ciclista, perché lui è solo su Marte. È quello che appunto fa scattare l'allarme, è quello che ha inventato l'allarme. Ora lo prendo dal punto di vista acustico. Quindi chi fa rumore è all'oscuro degli altri. Figure leggendarie di, qui c'è un posto, di cui talvolta si favoleggia, ma che evidentemente nessuno ha mai voluto prendere in considerazione. Eppure il mio libro, il mio sogno è questo, deve diventare, guardate, rinuncio anche alla percentuale, ma deve diventare libro di testo. Questo va studiato in 5 anni di educazione civica, perché ci salverebbe. Megalomania, ma evidentemente, ecco, eppure gli altri esistono, così come esiste, udite udite, un mondo circostante e per di più abitato, che questo libro avrebbe l'ambizione per la prima volta di portare alla luce. Ecco, due sono i nemici di questo libro. Il nemico, diciamo, individuale è l'alter privo, colui che se ne frega degli altri, secondo una vecchia visione, secondo la mia, è colui per i quali gli altri non esistono. Quindi non è che se ne frega, perché l'uomo solo su Marte non se ne frega perché sa che è l'unico sul pianeta Terra, no? E quindi accende il giradischi alle 3 di notte. Quindi sul piano individuale gli alter privi, sul piano gestionale la burocrazia. Gli alter privi hanno come corrispondente i necroburi, cioè i burocrati portatori di morte. Perché io dico, a un certo interrompo punto, solo per dire che Bologna è un come dire, una fucina di necroburi. Bologna è il sei nel nucleo, nel ventre della balena. Perché Bologna ha inventato la burocrazia dai tempi degli studi universitari. Siamo vicini a Via Arneri, è tutto burocrazia qui. È un proliferare. Adesso mi direte delle cose oscene, ma è un proliferare. Sì, è proprio un proliferare. È il burocrate che appunto fa. Ribadisce il fatto di essere in vita, di essere lì, e quindi tu devi passare attraverso di lui per arrivare a una cosa a cui arriveresti tranquillamente. Attenzione, è proprio la palo alto della burocrazia. Devo dire che io ho anche studiato il libro, come ho detto da qualche parte, me l'ero pure scritto, è una serie di attacchi epilettici messi in prosa, ma ho studiato molto, mi sono letto 3-4 libri, ringrazio anzi un mio amico Andrea Cortellese che me li ha segnalati, certo, sulla nascita della burocrazia. Per questo mi sorprendo di non aver letto nulla su Bologna. Ma è una cosa atavica ormai. Qui si accavallano tante cose, ma questa me la segnerò. E allora, alter privi contro necroburi, quindi sopruso individuale, sopruso gestionale. Ma per me, e difatti lì non ero d'accordo con Cortellessa, che ha evocato poi il libro di Giglioli sulla vittima, ma qui cambiamo tasto, per me il mondo è molto semplicemente diviso in due. Cioè, io non sono manicheo, perché i manichei erano troppo complessi per la mia visione, non è neanche bianco e nero, proprio nocivi contro innocui, e qui finisce. C'è una bellissima immagine terribile di questi studi psicologici, fanno vedere la scena di un lupo che mangia un agnello a bambini dell'asilo infantile, e si vede la metà dei bambini che si nasconde e la metà che apre i denti, ma di questo tra poco. Quindi nocivi contro innocui, viviamo sotto il segno zodiacale del sopruso
immersi in un impercettibile pulviscolo di ingiustizie. E come si esce da tutto ciò? Con quelle che io chiamo le tavole della legge, le tavole della nuova legge. Allora, due battute. Perché io mi sento il profeta del nuovo verbo? Perché sono un portatore di handicap. Ecco, io vado molto fiero del fatto, chiaro di pelle, semialbino, rosso, peggio ancora, c'è un appendice sui rosci, come addirittura setta maledetta geneticamente. Sono sempre stato all'avanguardia, ma come una cavia, ecco perché così si intitola il mio libro. Vedete, io ho citato Porta e Sanguinetti, due autori del gruppo 63. Ecco, tutta la mia poesia alla lunga si è rivelata sperimentale, perché ho capito che io stesso ero un esperimento fallito. Cioè, voi andate al mare e vi divertite, io vado al mare e mi ustiono. Certo, grazie alla tecnologia ora vado con la cuffia, con gli occhialetti graduati per la mia cecità e neri per la mia fotofobia. Crema in faccia, maglietta da surfista, non essendo mai salito sul surf, bracaloni fino alle ginocchia. Certo. Cioè, io sono un essere, diciamo, che normalmente lo sarebbe sparito dopo due giorni, ma questo mi consente di essere il vostro futuro. Poi ti racconterò che cosa significava andare a Rimini negli anni Ottanta, magro così, in mezzo ai culturisti. Ma quello è un altro disco. Vabbè, comunque poi te lo racconto. Io mi ricordo ancora che nella vecchia settimana quello enigmistica, che poi mi sono riconosciuto dentro, per forza. Immediatamente. Nella vecchia settimana enigmistica c'era una reclama di una pomata che faceva crescere i muscoli. Sedeva una figura magra, esatto. Contornato i culturisti. Vuoi diventare come loro? Vuoi diventare come loro? Certo. Vai a Rimini. Vai. Fai tutti gli anni 80 a Rimini. E sono cose... Scusa, questo è proprio il senso. Fatto sta, no, adesso scherzi a parte, io nel 60 prendevo un autobus davanti alla sede del PC, che ovviamente è sparito, ma non l'autobus, e ero sempre con il fazzoletto davanti alla bocca e al naso. Nel 1965, e mi prendevano in giro, il fazzoletto. 10 anni dopo venne coniata la parola pollution. Cioè io mi proteggevo dall'inquinamento prima che esistesse il concetto. Esatto. Poi ed è per quello che vi dico, o giovani, imparate che tra di anni queste cose qui arriveranno a un livello in cui non potrete più tollerarle, allora capirete il perché di questo. L'avanguardia, io sono veramente poesia di avanguardia in un altro senso, un'avanguardia neanche cognitiva, un'avanguardia sensoriale. E insomma, di lì a poco iniziai a sentire il fastidio per i rumori. Nacque la parola inquinamento acustico. Di lì a poco iniziai a sentire il fastidio per la musica. Ma se io sto in un ristorante, perché mi devi far sentire la musica? Come scrivo nel Sopruso, esistono solo due tipi di musica. Quella che scegli tu e quella che scelgo io. Quindi non è bella o brutta. Se l'hai scelta tu, non piacerà a me. E quindi perché me la imponi, no? Allora come rispondo? Mettiti la cuffia. Io pensate che ho insegnato 19 anni a Cassino. Vado in un ristorante, eravamo io e la mia amica, eravamo soli. Televisione. Scusi, potreste, siamo solo noi due. Sì, gentilissimo, la spegniamo. Spengono la televisione, c'era la radio. A quel punto ho capito che era inutile, perché se avessi spento la radio avrei sentito delle congas. Cioè c'era una stratificazione, un'archeologia del rumore, no? Ma è così difficile capire che esiste l'altro. Ecco, questa è una cosa che va ruggita. Ora vi leggo una poesia. No, però stavo parlando di... La legge delle tavole. No, prima, ora stavo finendo un discorso. Dunque, allora... Mi disturba il rumore, inquinamento acustico. Più in là mi disturba la musica. Bene, ho ricevuto l'invito dall'Università Ingegneria, stavolta di Bologna, perché nel 2006 si è tenuto
un enorme congresso sull'inquinamento musicale. Bene, a me danno fastidio certe luci, sempre perché sono un rottame umano, ma alla lunga si è parlato di inquinamento ottico. Quindi attenzione, voi, io litigo quotidianamente sul treno, ma perché io sono il primo, sono il portabandiera, poi lo farà chiunque. Va bene. Anche indossando armi, coltelli, quindi occhio. Ma certo. Anche voi dopo si... Attenzione, perché... volevo leggervi le tavole, perché le tavole, arriviamo proprio... Allora, in poche parole, per me, pagina 40-41, per me naturalmente, io non so, io, cioè, non vorrei essere cattolico, avendo avuto un'educazione che neanche Vito Mancuso, cioè ho una preparazione teologica che fa paura, io ho portato i ceri di Gubbio, io ho fatto il chirichetto, io so usare le ampolline, il campanellino e l'incenso. Ma non riesco a non dirmi. È per quello che nuotavi, a un certo punto immergendoti nell'acqua finiva questo no? Pur atmosfera, pur di sfuggire a questa cosa mi sono buttato. È vero, io non riesco a non essere cristiano, però diciamo, razionalmente ho questo splendido tracciato, no? Buddha, Socrate, Kant, Gandhi, me ne manca qualcuno, però persone che hanno predicato il rispetto dell'altro. Allora, vi devo leggere il passo di Kant, non ve lo leggo perché purtroppo Einaudi mi ha cambiato la traduzione. A me piaceva quella vecchia della Laterza, ma hanno dovuto mettere la nuova di Einaudi. A me non piace, ma il senso è questo. Vi dicevo, non fare una... Se tu fai rumore, no? Io ho litigato recentemente con i tre suonatori scimmiette, le chiamo, si mettono sotto casa mia, va, dovremmo arrivare a risalire. C'è stato un amministratore di Roma che ha concesso l'altoparlante. Ora, se io suono il violino, il suono arriva a 20 metri, va bene? Se io metto l'altoparlante, arriva a 200. Pensi tu che un passante, sentendo il suono a 200 metri, cambi strada per venirti a dare i soldi? No. Quindi il tuo bacino d'utenza coincide con l'acustica del tuo strumento. Perché l'altoparlante? No? È una cosa criminale. Va bene, io vado da questi, dico scusate, potete abbassare, mi se stai dando cosa fastidio. Cosa c'era di fronte alla sala borsa fino a 2 anni fa, voi glielo racconterete. E tutto non è questo, cioè io do fastidio. Chi a te? Fastidio. Allora la parola, la vera, allora attenzione, per gradi, io vorrei diventare come Scientology, proprio una setta crudele ed efferata e soprattutto ricca. Ma la parola chiave che io vorrei, per questo dovrebbero essere dei corsi scolastici, come vi diceva Berlusconi, togliamo pure l'inglese, ma mettiamo un corso di reciprocità. Basta, non è difficile, è solo questa parola. No, non è difficile, è difficilissima. E allora diceva Kant, pensate, io ho studiato in particolare Kant, appunto, le tre critiche, critica del giudizio, forse la più bella, la più rivoluzionaria, no? L'autonomia dell'arte, l'oggetto estetico che dà regola a se stesso. Bene, a un certo punto nella critica del giudizio c'è una pagina che dice: le arti fanno parte di una grande famiglia, tranne la musica. La musica è un'arte inurbana, invece avrebbe dovuto dire urbana, perché in campagna non vieni disturbato. Perché molesta il vicinato, in quanto proietta i suoi effetti fino a persone che non vorrebbero sentirla. Ed ecco l'immagine, vediamo come traducono. È inerente alla musica appunto una certa mancanza di rispetto perché viola la libertà degli altri. Le cose stanno più o meno nella stessa maniera con chi tira fuori un fazzoletto profumato dalla tasca. Cioè, noi apriamo la cronaca e leggiamo Erdogan, scontri a Hong Kong, il Venezuela, ma Kant, come la stella polare, sta più in alto. È lui che ha detto non puoi usare l'altro come strumento.
lui sta più in alto. E dunque cosa arriva a dire? Se tu tiri fuori un fazzoletto profumato, in realtà stai facendo violenza al tuo interlocutore, perché non sai se lui ami la violetta. Ecco. E certo, non è facile spiegarlo a quelli della domenica sportiva. No, lo dico per un senso, io la guardo sempre, quindi mi ci metto dentro. Ma è chiaro che è una cosa faticosa e difficile, ma noi dobbiamo puntare a questo. E dunque arrivo alle tavole della legge. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, ma non fare agli altri quelli che essi non vorrebbero, quello che essi non vorrebbero fosse fatto loro. Da qui le nuove tavole portatili della nuova legge, che naturalmente suppliscono alla morte di Dio, su cui mi pare siamo tutti d'accordo. Nel Decalogo cattolico, per la verità, il prossimo appare già implicitamente alle voci 5, 6 e 7, dove si invita a non uccidere, non rubare, non commettere atti impuri. Tuttavia la sua presenza risulta apertamente evocata solo nelle tre finali. Non pronunciare falsa testimonianza, non desiderare la moglie del prossimo, non desiderare casa e cose del tuo prossimo. Ora però è venuto il momento di ribaltare quella gerarchia e collocare il prossimo al suo vertice, dedicandogli le caselle in origine affidate a un Dio ormai notoriamente defunto. Reciteremo quindi come segue. Primo comandamento. Io. Cosa c'è? Io. Cioè il tuo vicino d'autobus, treno, tram, aereo, ristorante, cinema, teatro, ombrellone, abitazione, eccetera. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Secondo comandamento, non pronunciare il nome del tuo Signore invano. Terzo comandamento, ricordati di santificare il tuo Signore e soprattutto di non disturbarlo invano. Dovrà essere questa e nessun'altra la nostra religione del futuro. Ora faccio uno stacco, come si dice, uno stacchetto musicale, perché vorrei dirvi che tutto questo, a parte che un delirio da predicatore americano, è anche molto narrativo, è fatto di scene. Anzi, questo libro si divide in quattro scene madri. La radiografia, dove subisco il sopruso di un medico, la rivolta, che è la cosa più straordinaria che mi sia mai capitata in vita mia, forse il capitolo più dire, che ci dà un filo di, che ci dà più un di filo. Speranza, no? Sì, è quello anche molto più positivo. La rapina, piuttosto divertente, e la raccomandata. Alla fine c'è il rimedio, dove finalmente mi sono sbizzarrito a seviziare gli alter privi. Detti anche, attenzione, un libro uscito la settimana scorsa di Rovatti, Gli Egosauri. È appena uscito, io glielo ho invidiato. Ha delle parti molto belle per quello che mi riguarda. Purtroppo se la prende, tutti d'accordo con i sovranisti, con Salvini, a me non interessa l'egosauro in sé, a me interessa l'egosauro che sta nel mio vicino, capite? Proprio. È quello l'egosauro di Salvini che devi dire. Scusate, mentre parlavo ho perso, sono tutte scenette di questo tipo. Spariamo sulla croce uncinata. Esattamente. Sono in un parco, c'è chi gioca e chi ride, chi cammina e chi chiacchiera. Il mio vicino, invece, fa ginnastica con la radio alzata a tutto volume. Un uomo fa rumore e ne disturba mille. Basta una merda per appestare l'aria. Kant lo diceva. Il senso comune si attiene a tre massime, la seconda delle quali recita: pensare mettendosi al posto di ognuno. Ebbene, dovremmo lievemente modificarla per formulare sentire mettendosi al posto di ognuno. Mettiti nei miei panni.
esci da questo corpo e soprattutto non rientrarci mai più. Ecco, voi direte, è una... Guardate, qui ne va della possibilità di una coabitazione, perché al di là di tutto la reciprocità è l'unico mattone che consente una vita comunitaria e democratica. A questo punto mi divertirebbe leggervi dei pezzettini, ma vi leggo una poesia invece, perché sia nel libro che nell'altro, beh, l'altro è tutto di poesie, però in questo libro sul sopruso ho messo una poesia che mi piace tantissimo: mi scuso sin d'ora con chi ha un caravan, e si intitola E gli altri. Sopporto le ingiustizie dalla nascita, a cominciare ovviamente dalla nascita. Lo Stato che depreda, gli amici che tradiscono, sopraffazioni fisiche, necroburi, ogni variante dell'illegalità. Sopporto tutto, ma la roulotte è troppo. Sequestrare la strada, impormi con violenza un'andatura non mia, impossessarsi dello spazio comune, questo è troppo. Dov'è il rispetto per l'altro, per la sua libertà? Com'è possibile essere tanto indifferenti verso il prossimo? E questo me lo faccio scolpire sulla tomba, quanto non è vero Iddio, voglio aggiungere. Com'è possibile essere tanto indifferenti per il prossimo? Io, giambo letale. È un io che precede l'avvento dei mammiferi, un io da rettili, da uccelli predatori. No, la roulotte è troppo. Questi sono versi memorabili. La roulotte è davvero troppo. No, è davvero troppo la roulotte. Ma, attenzione, la poesia, come certe barche a vela, si regge su un bulbo, il suo equilibrio è affidato a una nota profonda che la spiega e su cui ho lavorato molto. Nota: l'impiego della roulotte, oggi sostituita dai camper, è accettabile negli USA, dove il sistema viario prevede carreggiate a più corsie. Di conseguenza, il buonsenso vorrebbe che in Italia, per non incorrere nel reato di occupazione abusiva di suolo pubblico, a un simile veicolo fosse permesso di circolare solo in autostrada. Ciò detto, restano due domande. A. Vorrà dire qualcosa il fatto che il primo caravan con il nome di Von Auto, casa viaggiante, vide la luce in Germania nel 1931? B. Esisterà un possibile rapporto fra la prepotente annessione del terreno collettivo da parte della roulotte privata Anschluss e il curriculum dell'ideatore Arist Detlefs, il quale, in attesa di dedicarsi alla sua egoistica invenzione, lavorò per decenni in una fabbrica del padre adibita alla produzione di fruste. Ecco, è chiaro che chi inventa il caravan ha prodotto, passato dalle fruste, fabbricato fruste. Insomma, fruste. Voi siete in montagna e dovete dare addio a un'intera giornata perché lui, cioè, va piano. Ecco, acustica, prossemica. Io ho voluto, ma non so se quanto, adesso non so se quello che dico viene partecipato. Ho voluto cercare di trasmettere proprio il grido di dolore di una persona che dice: ma se io non ti do fastidio, perché tu me ne dai? E finisco col sopruso, perché se no veramente non mi fermo più, vi dico solo che parlo del forse però non posso non leggere. Grazie, quella, sì, no, quella dei tedeschi, ma quella dei bambini tedeschi, vabbè, sì. Me la devo trovare, aspetta, vediamo se verso la fine, nella quarta, la comparsa dell'altro. Questo è veramente quello, è quando sto in, aspetta, in una spiaggia. Sì, è a pagina 88. Grazie. Ecco, perché tutto quello che vi ho detto a parole, approfittando di stare qui, insomma, si legge in breve scene, è messo in scena, meglio ancora.
Provo a darti questo microfono perché mi sembra che quello ogni tanto. Sì, no, no, ma intanto. Ma dov'è? Pagina 88, dici? Non la trovo. La comparsa, ma quella della spiaggia lì? Forse sì, è la conclusione. Perché poi, vedete, non riesco a trovarla, perché poi emergono continuamente. Un mio amico mi ha detto che hanno molto. Una spiaggia magnifica. Una spiaggia magnifica. Le 9 di mattina, non c'è nessuno in un arco di 22 chilometri, nessuno, finché una coppia di tedeschi con due bambini non la attraversa lenta fino a sedersi giusto accanto a noi. Sono tedeschi, penso, e ardentemente spero nella loro educazione, ma non siamo mica in Germania. Proprio perché a casa loro devono tacere, ora se sono qua è solamente per fare rumore. Vedi il capitolo turismo legale. Io dico che in Thailandia c'è il turismo sessuale, in Italia c'è il turismo legale. Tu li vedi proprio ore che stanno al semaforo rosso e passano, poi aspettano verde, si fermano, rosso e passano di nuovo, no? Con i denti, perché si può. Poi tornati a casa, ligi e severi. E da qui inizio una deriva che mi porta a parlare del Cernis, la terribile sciagura quando un pilota americano per scommessa uccise 40 persone in una seggiovia, e poi dell'Iran, dove Khomeini addirittura venne accolto come un trionfatore perché si oppose a una legge che addirittura assolveva da qualsiasi reato i soldati americani. Allora, in un celebre discorso, Khomeini disse: se un iraniano uccide un cane in America, viene condotto davanti alla legge; se un americano investe lo Shah, non è colpevole di nulla. No, questo per ricordarci, figuratevi la simpatia che io posso avere per il regime teocratico iraniano, ma ricordiamoci perché hanno vinto, perché gli americani facevano questo. Allora, i nostri tedeschi che fanno? Alza le spalle e mi sorride. Come? Piombi al pari della peste, devasti un'area immensa con le grida della tua prole, disturbi il mondo intero e fai finta di niente. Tu e i tuoi figlioletti dovreste andare in giro come lebbrosi, con il campanellino alla caviglia, e come lebbrosi dovreste venire trattati, cacciati, isolati da tutto, discriminati, no, messi in quarantena. Tu dai fastidio al mondo, attenzione, ossia a me. Non sono megalomane, anzi, semmai micromane, in quanto credo che basti importunare un unico individuo per meritare d'essere cacciati dalla comunità. Le museruole esistono, fanne buon uso o vattene, ritorna nel tuo inferno, creatura nociva all'ambiente, ma che resti un inferno privato, senza coinvolgere altri, senza contaminare gli innocenti, noi, gli innocui, senza infestare tutto il litorale. Rispetta il prossimo, questo essere sacro, cioè, fammi capire, invece di nasconderti col tuo flagello urlante, invece di sparire dietro gli arbusti per non disturbare gli altri, tu impunemente attraversi la baia, mettendoti proprio vicino a me, che taccio, che leggo, che dormo. Poi, come se non bastassi, mi chiedi di sopportare con santa pazienza. Nemmeno ti sfiora l'idea che io preferisca la calma o abbia diritto a non essere importunato. Ma sono bambini, direte. E con questo medito con tristezza su quale allevamento di serpenti, su quale rettilario la famigliola vada preparando per l'avvenire, futuri carnefici, ligi impeccabili in patria va da sé, ma già pronti ad invadere un'indifesa Polonia del silenzio. Ecco, io dico sempre, ho avuto due figli che sono stati casi clinici. Quindi io non solo ho avuto i figli, ma ho avuto i figli che urlavano di più. E quindi io qui dico come ci si deve comportare. Se oggi, ecco, per gente del genere,
essere padre o madre non è che un pretesto. Costui o costei in realtà rientra nella classica categoria del molestatore seriale, il quale volta a volta ricorre alle armi di cui può disporre. Pertanto, se oggi per disturbare impiega i figli, domani farà scattare una sirena, dopodomani inciterà un cane ad abbaiare e tra una settimana alzerà il volume della radio. Comunque vada, il suo obiettivo è uno solo, è sempre lo stesso, ossia disturbare gli altri con ogni mezzo possibile. Se non avesse figli, magari ricorrerebbe ai mortaretti. Forse neanche sa di avere figli. Forse non sono figli suoi. Forse li avrà affittati o presi in prestito al solo fine di non farmi dormire. Forse li sta angariando perché gridino. Sadismo? Direi piuttosto nazismo psichico. Per essere più esatti, in un mondo in cui è padrone e signore incontrastato, di più abitante unico, l'alter privo fa quello che gli pare, ma esattamente come nella tazza del water, ogni sua azione termina con il ricorso all'altro quale sciacquone di uno sconfinato egoismo. E va bene, l'altro, e chiudo perché sennò non parliamo di poesie, l'altro è la fogna di tutti i nostri guai. No, aspettate, questo è più divertente. Quindi a un certo punto io dico che il rumore in tutte le sue forme, appunto, è un'offesa all'altro. Vostro onore, obiezione. Ma sono bambini. Non assolve dal fastidio causato al prossimo più di un qualsiasi, ma sono solo depositi di tritolo. I timpani non ammettono esimenti. Vostro onore, obiezione. Però nel caso non potessi lasciare a casa can che abbaia o bimbo che strepita, cosa faccio? Cosa fai? Eccoci finalmente al cuore del problema. Come cosa fai? Che razza di discorsi? Sono affari tuoi. Solo perché non so dove lasciarli, mi porto forse dietro al ristorante dei figli colpiti da malattie infettive. Pensi che io li trascinerei in mezzo alla folla con il morbillo, gli orecchioni, la tosse convulsa, la tubercolosi o il dengue, perché non trovo un infermiere o una babysitter? Siamo al punto dei punti. È qui che il ragionamento ancora nascosto emerge pian piano. Altro che coesistenza o capacità di comprensione. In verità padre, madri e padroni, qui ci mettevo anche gli infermieri dei lupi mannari, comunque sia degli emittenti del rumore, riversano sul prossimo i propri fastidi. Allora formuliamola per bene il loro discorso. Siccome non riesco a gestire né pargoli né bestie o lupi mannari, uso i clienti di questa trattoria come una discarica per scaricare appunto su di loro le mie difficoltà di gestione familiare. Come si vede, torniamo sempre alla solita risposta: l'altro è la fogna di tutti i nostri guai, il monnezzaro, pozzo nero e cloaca, è sversatoio e isola ecologica, senza neanche raccolta differenziata. Per questo, e qui chiudo davvero, ho accettato l'invito di un mio amico che mi ha proposto di autodefinirmi riparografos, dal greco, dove la radice, non c'entra niente con riparare, sta a significare qualcosa di orrendo, pittore di cose sordite. Ecco, Dario Periaikos, artista greco d'età ellenistica. Ecco, quindi in definitiva questo libro, che certo è molto diverso dalle poesie, mi ha fatto diventare un pittore di cose sordite, e adesso arriviamo proprio alla sordidezza maggiore. Arriviamo alla poesia con una differenza che dopo arriva anche l'applauso, ma con una differenza che l'autore del sopruso dipinge, invece il commissario Magrelli si muove, va a, come dire, a sanare le cose che non funzionano. Non so se il movimento sia correlato al fatto della scelta del verso, ma questa è una questione che magari potremmo discutere. Però lui si muove,
e si muove, quindi il raggio di azione si amplia improvvisamente. Sì, difatti inizia dalla Turchia, sì, dagli Stati andiamo Uniti, sui per sui poi focalizzare. Qui devo riprendere Sanguinetti. La poesia, si scrive poesia per antipatia. Allora, questo libro nasce allegro, proprio come immaginate musicalmente, un allegretto, per poi tramutarsi in una marcia funebre. Sì. L'inizio è scherzoso. Io, ecco, ritorno a Le Monde. Ero a Parigi 15-20 anni fa per un salone del libro. Bene, uscì Le Monde con un inserto di 20 pagine sui giallisti italiani. Peccato che al salone del libro fosse stato chiamato come ospite d'onore Mario Luzzi. Ecco, il nome di Mario Luzzi in un inserto di 20 pagine, ma non del giornale fascista La Croix o di non so che, di Le Monde, quindi teoricamente nel giornale, no? Il nome di Luzzi non appariva, apparivano tutti i possibili giallisti. E una cosa, e quell'altra, però questa di Le Monde è stata proprio, diciamo, la miccia. Due Pasque fa ero con amici, io non bevo mai a pranzo, quella volta avevo veramente esagerato e urlando dissi basta, scrivere un libro intitolato Il commissario Magrelli. La sera scrivo una poesia, la sera dopo due, cinque, allora nasce il libro. Però vi dicevo, nasce, e io ora faccio una sparata di sei poesie che vi dicono la radice proprio parodistica di questo volumetto. La prima poesia che ho scritto naturalmente è quella che ho messo in copertina. Attenzione, ho voluto fare, è stato, diciamo, un ossequio alla mia anzianità, un fuoricollana giallo. Vado molto fiero, mio figlio è grafico della copertina. E la prima poesia che ho scritto, che dà senso a tutto il libro, è in copertina. Visto che tutti i libri hanno ormai un commissario, mi faccio commissario della poesia. E parto sulle tracce dei misfatti che restano impuniti a questo mondo. Ora c'ho un personaggio in mente, vedo che voi siete molto giovani, forse non lo conoscerete, all'epoca mia era più famoso, benché sia di un interessantissimo autore francese, Daudet, Tartarino di Tarascona. L'avete mai sentito? Ecco, Tartarino era un personaggio ridicolo che finiva... Sono in realtà solo due o tre libri in giro per il mondo. C'era Tartarino sulle Ande, è una figura che ti potrebbe un idiota va un cretino, sì, felice, però e quindi io, sempre tutto bene. Questo commissario voi dovete tenere presente, magari andare a vedere su Google senza leggerlo, io non l'ho mai letto Tartarino, ma insomma era un Tartarino sulle Ande. Allora mi siedo e scrivo subito le poesie che si trovano al numero 5 e a tutti i suoi multipli, dove in poche parole prendo apertamente in giro il genere giallo. Tutti mi dicono, ma c'è stato Simenon. Certo, proprio perché c'è stato Simenon abbiamo avuto l'eccezione alla regola. E dunque la letteratura dei gialli non avrà più un genio. C'è stato, come dicono, c'è stato Totò, appunto. Vorrei dire una volta per tutte che l'esistenza di Totò brucia tutti gli altri comici, che saranno ottimi comici, ma basta. Invece lo pensavo, siccome era un po', pensateci, interessante, sta un po' il meccanismo Berlusconi, no? Io voto Berlusconi perché è ricco. No, forse non hai capito che è ricco perché ti ha fatto povero. Non che Totò fosse così crudele, ma se ce n'è uno vuol dire che non c'è più spazio. Quindi dopo Simenon basta, state facendo un'ottima letteratura di intrattenimento, più o meno buona, ma è genere. La letteratura per me è ricerca. Farò probabilmente una letteratura brutta, ma voi semplicemente farete bei libri, ma non letteratura. Io su questo sono molto chiaro. Chiedere un giallo in una libreria per me è come andare dal farmacista e domandare se ha due etti di mortadella. Non si tratta di altezza o meno, ma proprio di qualità. Ma tu chiederesti mai un CD dal lattaio? No, sono due cose che non hanno proprio nulla a che vedere. Idea, come capirete,
sempre molto manichea, ma questo è quello che io penso dei mille gialli. Ammazzano il tempo. Il problema è che io il tempo non lo voglio ammazzare, lo voglio sproattare. Questo è proprio Brecht. E questo è proprio Brecht. Si ha così poco tempo, lo si ammazza pure. E lo si ammazza pure. Esattamente, perfettamente. Allora, la prima poesia è quella che sta in copertina, io mi faccio commissario della poesia. Però c'è questa specie di filo interno dei multipli del 5, che ora vi leggo, anche perché mi diverte molto leggerlo. La vedova del sindaco, amante del notaio, avvelena il postino suo cognato per diventare erede di grandi proprietà. Lo scaltro commissario, tuttavia, trova tracce d'arsenico sui guanti della vittima, risolvendo la trama. 15. La zia dell'avvocato, amante del top manager, massacra l'impiegata, sua bisnonna, per diventare erede di 3 conti correnti. L'astuto commissario, tuttavia, trova tracce di sperma sul foulard della vittima, risolvendo la trama. Avanti. Il cugino del giudice, amante del barista, assassina l'idraulico, suo suocero, per diventare erede di un ristorante cool. L'accorto commissario, tuttavia, trova tracce di bitter nell'auto della vittima, risolvendo la trama. 35. Il patrigno del medico, amante del dentista, elimina l'ostetrica, sua nuora, per diventare erede di 8 cliniche. L'occhiuto commissario, tuttavia, trova tracce di pentotal sui leggings della vittima, risolvendo la trama. 45. La sorella del prof, amante del pompiere, accoltella il geometra, suo genero, per diventare erede di una stazione radio in Transilvania. L'attento commissario, tuttavia, trova tracce di denti sul collo della vittima, risolvendo la trama. Qui arrivano pure i vampiri a un certo punto. Mancano solo i cuochi e ci siamo. 55, penultima. L'amico dello chef, nemico dell'attrice, strangola l'archivista, suo figlioccio, per diventare erede di un panificio al centro. L'estroso commissario, tuttavia, trova tracce di sugo sugli slip della vittima, risolvendo la trama. E questa è quella che mi piace di più, l'ho messa apposta. 65, sono 66 in tutto. Il nipote dell'hacker, ospite del subacqueo, soffoca il Pony Express, suo lontano parente, per diventare erede di un impianto sportivo. L'arguto commissario, tuttavia, trova tracce di cookies nelle app della vittima, risolvendo la trama. Io non ho mai capito che sono cookies. Un commissario multimediale. Ecco, questo per me è il giallo. Cioè, questo per me è una Abbiamo formina. Risolto la trama. Per carità, cioè, è una canzone. Bellissimi. È una formina che va. È una mascherina delle canzoni, come la mascherina nel fare le canzoni. La chiamano mascherina, lo schema che bisogna rispettare. Infatti è. Sì, come si chiamano in grafica quei. I frame, non no, lo so. Le cose bucate che ci passi con la. Stencil. Ecco, è lo stencil. Tu cambi lo stencil e dai la passata. Allora. C'è un'ultima poesia in cui mi diverto a prendere in giro i commissari. E dopodiché, appunto, lasciamo purtroppo la parte allegra. E il libro, devo dire questo. A mia insaputa, per citare un celebre politico, il libro cambia completamente. Questo è il divertente di scrivere i libri, appunto. Questa è l'ultima poesia, diciamo, sui commissari. Grazie. Non fuma pensoso la pipa, né coltiva orchidee, non ha assistenti fidati, non abita al mare. Dura la vita del nostro commissario. Potrebbe zoppicare. Io non avevo ancora avuto l'incidente. Potrebbe zoppicare. No, c'è già un medico a farlo. Che cosa resta per essere strano? Che mi rimane per dare nell'occhio? Passa il giorno a pensarci. Ecco, e qui, diciamo, la prima ondata si esaurisce. Dico, vabbè, le pubblicherò in rivista. Se non che evidentemente la parte scherzosa aveva sollevato qualcosa che è
letteralmente detonato. Posso di nuovo, c'è una bellissima pagina memorabile in cui io racconto perché, oltre al fatto di essere uno scorticato vivo, che essendo appunto geneticamente fallato, avverto le cose prima degli altri, ma perché anche il destino mio e della mia famiglia mi affida questo compito di profeta. E racconto due fatti. Il primo, tutti i miei incidenti in motocicletta, questo è l'ultimo, e ieri ho venduto la moto. Sono questa notizia è una cosa epocale, dopo mezzo secolo, 48 anni. Vabbè, tutto questo ha un'origine. A 17 anni. Ricompriamola la moto. Ricompriamo, facciamo una coletta. Ricompriamo la moto. Gliela mandiamo. Avevo 17 anni. Vengo investito da un'auto che mi distrugge, mi sfonda il bacino. Bene. Come si dice, non correre. Io, caso credo rarissimo, ero fermo a un passaggio a livello. Quindi io sono stato investito e la mia vita è cambiata, non so nemmeno nel mare. È vero che ho evitato 2 anni in marina, averlo saputo in effetti. Però, insomma, prezzo, la mia vita è cambiata perché io ero fermo. Guardate che... Ebbene, la seconda cosa è ancora più esplicita, ma vi fa capire appunto un elemento destinale. Mia nonna, 90 anni, unica tra le sue amiche, sana, religiosissima, e le vede tutti gli anni che vanno a Lourdes. Alla fine dice, vabbè, non ho motivo, ma vi accompagno. Arriva, scivola sulla gradinata e si rompe una gamba. Torna a casa e muore dopo 2 mesi. Ecco, capite? Morire a Lourdes. Questo è il prossimo titolo del mio libro. No, ecco, quindi questo per dirvi. Allora, così come sono sensibile ai soprusi degli altri, alla luce che mi scotta, è un fatto fisico, che però ho cercato di capitalizzare. Nella stessa maniera, io, e qui voglio citare Saviano perché sembrerebbe molto distante, io ho da sempre, anzi sono 3 gli autori che cito. Il primo è Saviano, che in realtà citava un bel film che vi consiglio di vedere, The Locker, di una americana, Campion mi pare. Nel film, Saviano si limita a citarlo, c'è il protagonista che dice: mio padre ci disse, in questa casa non esistono lupi, se sei un lupo ti caccio, in questa casa non esistono pecore, se sei una pecora ti caccio, la nostra è una casa di cani da guardia. Ecco, iniziamo ad avvicinare. Questo lo dice Saviano citando De Locke. Poi io cito un altro bel libro di un autore discontinuo, un bellissimo libro, forse il suo più bello, Emmanuel Carrère, ed è L'Adversaire. In questo libro è la storia di un uomo che stermina la propria famiglia, non prima di aver ucciso però anche altri. Questo libro, il protagonista, cioè l'io narrante, dice: non ho compassione per i colpevoli, la mia compassione si è esaurita con le vittime. E la terza citazione, forse meno espressiva, ma per me la più bella di tutti, il mio primo libro universitario è stato un libro sul dadaismo, in cui ho scoperto tra le varie figure questa straordinaria di Ugo Balla. Leggete questo libro, veramente, il suo diario Fuga dal tempo, ed è un libro straordinario. Pensate che è un dadaista, prodotto da poco, è un dadaista che finisce per scrivere delle biografie di santi bizantini, cioè uno degli archi, credo, esperienziali. Faceva le processioni dadaiste per Zurigo mettendosi la tiara da vescovo. Era una cosa pazzesca. Era il più matto di tutti. Vero, pazzo. E finisce a occuparsi di mistica. Il bello, pensate, tanto per... So se avete presente Carl Schmitt,
uno dei più grandi giuristi del Novecento, vicino al nazismo. Bene, chi ha scritto la prima monografia su Carl Schmitt? Ugo Ball. Quindi, dadaista pazzo, mistico bizantino, il primo a recensire Carl Schmitt. Vi dico solo questa storia perché è troppo bella e l'ho scoperta da poco. Un giornalista va a intervistarlo, morì anche giovane, chissà, sarebbe andato sulla luna, non lo so. Lo va a intervistare e dice: ma com'è possibile che lei nel giro di 15 anni abbia potuto spaziare in terreni così diversi? Cioè, perché così diversi? Come ha cominciato col Dada ed è finito con la mistica appunto bizantina. E lui fa: ma lei ha riflettuto poco. Di chi mi sono occupato io? Non lo so, mi dica lei. Dionigi Alicarnasso. Dionigi Alicarnasso. Dada. Vabbè. Per dirvi, ed ecco la sua citazione, no, ve lo volevo dire perché è una delle figure. La sua citazione è questa: tutto funziona, solo l'uomo no. E mi pare. Allora, vi voglio far capire che cosa intendo e vi faccio ora un susseguirsi di poeti, di poesie. Quanto tempo abbiamo? 10 minuti. A scarica, dove l'unico elemento comune è, finora l'ho appresa bene, la mia simpatia per la vittima, aggiungerei anche il mio odio per il colpevole. L'orrore del caporalato, i sic nelle campagne di Latina, i magrebini in Puglia, le lotte secolari per il diritto al lavoro svanite. Nulla è acquisito in via definitiva, medita il commissario. Basta un attimo e il tuo vicino ritorna cannibale dopo essersi accoppiato con la madre. L'acido, poi, che cosa si può dire? Chi arriva a cancellare un volto umano va solo cancellato dall'umano, messo da parte, senza violenza alcuna, ultimo dono offerto dagli umani a chi umano non è. L'irrimediabile esige simmetria in una cella aerata, con buon cibo e WC, mascisso, separato. Avere un obbligo implica degli obblighi. Sfregiare il volto significa firmare un'eterna rinuncia alla comunità. L'irrimediabile esige simmetria. Un viso deturpato, una persona uccisa, anche per loro vale la sanzione, fine pena mai. Rosaria Lopez, rosario Livatino, che lungo rosario di vittime, e senza alcun permesso premio, mai. L'irrimediabile esige simmetria, e sì che anche l'ucciso aveva una buona condotta. La camionetta a volte carica le ragazze ucraine o nigeriane e se le porta via. Pena infinita. Dalla catena di montaggio di un sesso senza orizzonte. Come in clausura. Una clausura stretta. Nella cella del sesso. Nella condanna alla ripetizione, assomiglia alla vendita degli organi, però col donatore obbligato a assistere. Lui non è interessato al serial killer, bensì alle povere prede, serial killed. Un caso a caso, quei bancarottieri che spingono tanta gente a suicidarsi, vogliamo veramente reintegrarli? Possiamo ritenerli reintegrabili? Politiche penali riprovevoli li assolvono. Ah, dolore, dolore, perché non ti rovesci su di loro? Perché non lo aiutiamo a rovesciarsi su tutti?
diritti loro. E qui interviene l'indulgenza plenaria. La massima condanna sono i domiciliari in case con piscina e tavernetta. Domiciliari, qui divento divisivo, lo so, ma è il senso del libro. Domiciliari, su questo il commissario ride di gusto. Facciamo che io ero Giulio Cesare, facciamo che tu eri un astronauta, facciamo che lui vive a casa sua, ma vale come se restasse in cella. Domiciliari, su questo il commissario ride di gusto. Almeno si potesse scegliere in quale casa trascorrere la pena. Domiciliari in villa? Perché no? Qui il riferimento ovviamente è al buon Tanzi di Parmalat. E proseguo. Adesso ripeto, non seguo nessun ordine. Cucchi poi viene messo. Cucchi poi viene meno durante la custodia cautelare e muore fra le braccia di quello Stato che avrebbe invece dovuto custodirlo. Come può un commissario tollerare chi infanga il nome dell'autorità? Io li vorrei soltanto sculacciare, pensa tra sé furioso, ma sculacciare in pubblico, anzi in mondovisione e senza la divisa. Prima Diaz, poi Bolzaneto, prima la Lancia, dopo l'Aceto. E adesso quello che risiede all'estero. Io capirei un precario, un operaio, che lo facesse per salvare il poco di cui dispone, fa il commissario. Ma che? È una specialità dei super ricchi. I soli che traslocano per non pagare tasse sono appunto coloro che potrebbero farlo senza problemi. Misteri del denaro. Proprio perché ne ho molto, mi rifiuto di darlo. Allora, almeno, che ti sia vietato anche soltanto rimettere piede nel paese ingannato. Morire sul lavoro, morire di lavoro, risparmiare sui costi, tagliare ancora posti, tagliare sulla vita che la diritta via era smarrita. Femminicidio invece rima con maschicidio, ma il commissario sano democratico propende per un'opera di scolarizzazione che educhi al rispetto di ogni creatura vivente. Li vedrei bene a fabbricare bambole, sogna, infinite bambole per tutte le bambine che non vedranno più. La polizia svedese suggerisce alle donne di non uscire la sera per evitare d'essere violentate. Quanta delicatezza! Viceversa, il commissario intimerebbe agli uomini di non uscire la sera per evitare d'essere arrestati. Qualcuno tocchi Caino invece di proteggerlo ad oltranza. E qui siamo al punto che mi ha fatto litigare con 20 amici, ma sono stato così contento di tirare fuori questa cosa che viene spiegata molto bene adesso. Non c'è niente da fare. Il buon cristiano si commuove soltanto per chi pecca. A redimere il reo, mi vengono già i brividi. Lui invece è per la vittima e va in controtendenza. Al Minotauro preferisce Arianna. E qui respiriamo un po' di più, però dirò una cosa anche qui. Sono felice di questo libro perché devo dire, proprio mi sono tolto tutto quello che avevo da dire. E qui mi scaglio contro Goodfellas, il film di Scorsese. Voi direte perché. Ora spero si capisca. Mafia e giungla, crimine e zoologia, più ancora che violenti, sono violentemente noiosissimi. È sempre tutto uguale, predatore e predato, Scorsese e Quark. Che palle,
esclama il commissario. Epoche che precedono l'apparizione dell'umanità, ere che non conoscono la fioritura della libertà. Che due donne o due uomini non possano baciarsi per la strada, pena scherno o percosse, al commissario proprio non va giù. Sa che la libertà non esiste in natura, frutto della cultura, va difesa con cura, altrimenti non dura. Abbiamo altri minuti? Uno, due, tre. Allora, sì. Tagliano Caravaggio per foderare i mobili a Palermo, chiedono il pizzo a Ostia o a Bordighera, aggrediscono gli insegnanti nelle scuole. C'è una sola risposta: educare. Noi dobbiamo educare con furore, strepita il commissario, per superare l'uomo di Neanderthal, ossia il pre-uomo di Scorsese e Quark. Smettere di squagliare i bambini nell'acido. Uscire dalla giungla, entrare nell'umano. Zingari, e sono guai, lingua, costume, storia differenti, eppure avremmo dovuto capirlo. Ecco il laboratorio del domani, loro poche migliaia, ma in formato famiglia, non maschi soli, disperati, misogini, come quelli che piombano dal nulla a casa nostra, non sai se più spaventosi o spaventati. Trattare, negoziare, concedere, punire. Non c'è altra scuola che il suc a questo mondo. Accordarsi sul prezzo da pagare e farlo rispettare. A volte il commissario mi viene da abbracciarlo. Rumore, puzza, sporcizia, per esempio, non li può fare. Se vuoi restare qui, perché nessuno può farli, così come nessuno può sposare due donne, vessare omosessuali o tagliare il clitoride a sua figlia. Noi ci teniamo tanto a queste regole, perché abbiamo impiegato vari secoli e migliaia di martiri per farle. Sentissi che odorino di bruciato vicino al Vaticano. Credimi, commissarieggia, noi di martiri ce ne intendiamo molto più di te. Quanto al resto, voilà, segui la legge e sii il benvenuto. Chiudo con due. In cambio potrai credere a tutto ciò che vuoi. Ti parrà strano, ma da noi è possibile, in quanto abbiamo brevettato un bene unico al mondo, ossia la tolleranza. Anche se oggi, mugugna il commissario, se ne trascura la manutenzione. La tolleranza e la penicillina. Qui l'Occidente ha forse dato il meglio e il pensiero ritorna alla Turchia da cui siamo partiti. Erdogan. Con Simenon a Istanbul, Poirot in Orient Express, antichi commissari a unire nord e sud, ovest a est. E vi leggo la poesia finale, che era di un altro libro, ma ho voluto inserire in questo con il titolo di Congedo. Perché è una cosa strana, mi è venuto in mente che da questa poesia di un libro precedente in realtà è nato tutto quanto. E si intitola Coro sulla legalità. È tutta giocata su una falsa etimologia. Si dice, no, credo sia giusta, lo dice Benveniste, che religio viene da legare. Io qui fingo che legalità, che invece viene da lex, non c'entra niente, legalità venga da legare. Legalità è legittima se lega il forte, se tutela il debole. È un nodo che scioglie l'umano legandone i legami. Non c'è legalità fuori da quel legame dove si stringe per meglio liberare. Danke.
io la taglio tutto il ringraziamento mio, e però se qualcuno di voi ha curiosità, domande, veloci, tante, cioè non tantissime perché non abbiamo moltissimo tempo, dobbiamo andare via da qui, proprio via da qui alle 8:20, no, anche prima, anche meno, vabbè, anche meno un quarto, ma con giudizio, quindi prego. Oh, non fatemi stare qualche secondo ad aspettare domande, immagino che ne abbiate, no? Curiosità, cose, ce l'avete qua, dopo non è che torna, cioè speriamo che torni presto, ma potrebbe non tornare prestissimo, prego. Perché nel condominio di carne non è più pubblicato? Che bello! Bella domanda. Sono molto felice. Stamattina ne parlavo con la gente che segue e dice, sai, se esce fuori dal catalogo è difficile che rientri, quindi... Perché c'ha il catalogo. Con... Glielo farò presente. Ecco, bene, abbiamo... Grazie. Prego. Qualcun altro? No, non mi aspettavo questa... Prego. Ho letto questo libro su Prusi. A me è sembrato come un sasso lanciato in uno stagno proprio, che cade, spruzza, però farà molto fatica a essere recepito. Specialmente per i più giovani, direi, che è un po' quello che ha detto all'inizio lui. Sì. Anche io ho avuto questa riflessione. Per, sopra i 40, diciamo, ci sono più possibilità, proprio per un cambio di educazione generazionale. Almeno a me sembra, poi dopo forse mi sbaglio. Io appunto non mi aspettavo questa osservazione. Sul fatto generazionale, sì, forse in parte è vero. Certo, io ho voluto proprio, per esempio, non vi ho parlato affatto, ma ora ne approfitto, di quella che per me è una battaglia ormai, gli allarmi. Io dico, tra l'altro c'è una poesia contro le armi negli Stati Uniti, no? Io sono per il monopolio della violenza, lo Stato deve avere il monopolio della violenza, uno Stato democratico, quindi le armi le devono avere solo poliziotti e l'esercito, nessuno. La stessa cosa però dovrebbe essere usata per gli allarmi. Io capisco una contraerea o un incendio, allora, ma voi mi dovete fare capire perché la radiazione, qual è il legame? Addirittura c'è una poesia qua che a un certo punto è uno dei temi sarebbe che divertente. Torna in tutti e due. È uno dei pochi temi che comuni. Lui. Vedete, insomma, io tocco problemi, l'immigrazione, però a un certo punto esce fuori questa cosa stupidissima, minima. Qual è il legame che unisce la sirena di un motorino, che ormai al 90% delle volte peraltro viene solo urtato, al disturbo dell'altro, no? Cioè tu, fammi capire, siccome ti stanno rubando il motorino, tu mi svegli alle 3 di notte. Cioè, io sono d'accordo, ma mi devi spiegare i passaggi intermedi. E difatti in questa poesia, se la trovo, cioè ci sono delle poesie molto forti che però non vorrei, mi dispiace non aver letto, quella sul pentimento, sui pentiti. E a un certo punto, insomma, però il senso è questo: se io ho un colpo della strega, ti sveglio, sveglio il mio quartiere, non c'è senso, no? E allora perché, se stanno per rubarti la macchina, devi svegliare tutti? Adesso addirittura l'ultimo grido, hanno messo un sensore sul parcheggio dei disabili, benissimo, che suona quando parcheggia una persona che non è disabile, ma la persona parcheggia e se ne va. Quindi se parcheggia uno che non ne ha diritto, tu mi svegli. No, ma tu mi devi far capire proprio, dammi una traccia del tuo DNA, perché siamo di specie diverse, no? Io capisco che un lanciafiamme la incenerisca, ma che c'entro io? Stanno rubandomi casa, vi dovete svegliare tutti. Ma perché? Io è l'unica volta che semmai aiuterei il ladro. Andiamo, ti do una mano, ti tengo le pinze mentre tu tagli. Capite? Ecco. Quindi, come vedete, è proprio il vaso di Pandora che è scoppiato, è emerso un po' di tutto.
dalle grandi ingiustizie ai piccoli soprusi. Lei giustamente mi dice, in certi casi sì, perché tante volte non mi è capito, a un certo punto una settimana fa sono dovuto uscire da un ristorante, perché c'erano due bambini che urlavano, dice, ma sono bambini, ma io esisto, capisci? Se sono bambini e piangono, ti alzi e te ne vai, è molto semplice. Quindi finché, io guardate, sono dei semi, che finché non attaccherà l'idea di una reciprocità, ma io penso che ci vorranno 500 anni, cioè come, è come la fine della schiavitù, no? Qual era la logica della schiavitù? Non esisteva. Cosa dice Aristotele? No, perché se tu diventi schiavo, teoricamente ti dovresti suicidare. Dato che non ti sei suicidato, non sei più un uomo, e allora è bene che tu sia schiavo. Questa è la logica, almeno c'è una parvenza di logica. Però, perché la reciprocità kantiana attecchisca, ci vorranno due millenni forse. Però noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Ci vorrà il momento in cui su di loro, su questi giovani corpi, diciamo, apparentemente indistruttibili, si ripercuoteranno. Io non credo che sia un fatto però di età. Come dire? No, magari chi prima, chi dopo. E voglio aggiungere una cosa divertente. Le conseguenze mare che ci sta. Questo non c'è dubbio. La sommatoria. E l'altro ieri ero in treno e c'era l'ultima novità è parlare con il telefono che senti la voce dell'altro, no? Ma io lo faccio a casa, non lo farei mai in pubblico. Dico, scusi, mi sta urlando nell'orecchio. E quello che mi fa, ma sono in treno. Appunto! Chiuditi al gabinetto! Quello che io dico, il suono è un escremento. Lo dico tante volte. È vero, noi possiamo tollerare le nostre esalazioni, ma andiamo in un gabinetto. Vuoi sentire musica senza cuffie? Vai al gabinetto, isolati, scompari. Non mi dare fastidio, ecco. Ma questa sarà una battaglia lunga, però io mi auguro che, io diciamo sono ottusamente convinto di questo ottimismo della ragione, perché così come è sparita la schiavitù, forse spariranno gli allarmi, cioè qualcosa di assolutamente rettiliano, insensato e ingiustificabile. Sono uscito dalla poesia, però io voglio usare la poesia anche per questo. Certo. Ecco perché la poligrafia. Come no? Vorrei dire in quante cose mi riconosco di questa cosa. I bambini ordigno usati come esca, per cui dopo c'è il collaborazionista che comincia a parlare e dire, ma quanto tempo ha questo bel bambino che sta urlando come una bestia e tu non riesci a fermarlo? Quanto tempo però ha? È importante, mi dicono, socializzano, dico, no? Ma non socializzare. Cioè, no, Io lo dico proprio perché ho avuto i bambini. Vabbè. Ma, e quindi è un fatto fisico, è un fatto acustico, ma dietro a tutto c'è questa idea, ripeto, dell'egosauro. Proprio vorrei chiedere in prestito la parola, bellissimo, l'egosauro. Flavia Magrelliana, romana anche pure. Guardi, è verissimo. Posso dire una cosa, visto che parlavo dell'incidente? Io ho iniziato a scrivere in ospedale, ma non è neanche vero, perché vi ho detto che scrivo da 12 anni. Però è come se io avessi cominciato a scrivere in ospedale, quelle che poi ho pubblicato, diciamo. Ora sera. E quindi c'è indubbiamente, io immagino quelle lì di Ora sera. Immagino che ci sia alla base di tutto una forma di esacerbazione che poi però prende
un risvolto di carattere sempre linguistico. Vi segnalo altri due libri, mi è capitato di parlarne, ma io lo dico sempre, di Luria, Alessandro Luria, che ha scritto, grande maestro di sax, grande neuropsicologo e neurofisiologo, che scrisse questi due libri, uno su un uomo che perde la memoria per un incidente di guerra e l'altro su un uomo invece che ha una memoria immensa, talmente immensa che diventa una malattia. Beh, c'è una scena in cui io finalmente mi sono riconosciuto come scrittore, non voglio dire poeta perché è una parola ormai neanche con le pinze, come persona che scrive, ed è quando il malato, perché lui è un malato, non può più vivere di mestiere, figuratevi, si esibisce in un circo e fa degli esercizi di mnemotecnica. Un mondo perduto e ritrovato è il primo, l'altro, comunque sono due soli i romanzi di Alessandro Luria, bellissimi. E va a cena con il medico, apre il menù, legge, gli prendono dei conati di vomito, deve scappare in bagno. Quando torna il medico gli dice: che è successo? C'era un errore di stampa. Che vuol dire? Che per una persona con una memoria così immensa, il confine tra linguaggio e realtà non esiste più. E direi anche viceversa, che lui ha una memoria così immensa anche perché ogni dettaglio si carica di una potenza emotiva per noi ed evocativa per noi inimmaginabile. Quindi lui dice: la L è verde, la O è blu, è ovvio che mi ricordi tutto, perché hanno la famosa sinestesia, no? Beh, io ho capito che se c'è una cosa che caratterizza, a mio parere, certamente me, ma io immagino che si possa dire di chiunque scriva, bella, brutta, non ci interessa, è il fatto di avere questa sensibilità esacerbata, io ce l'ho per tutto, ma in realtà per il linguaggio. E quindi sono arrivato a una definizione che mi piace molto, del poeta come, credo non averla mai scritta, ma la rivendico da tempo, il poeta come logo leso. Cioè devi avere una ferita a livello linguistico, non c'entra, o forse c'entra anche il fanciullino di Pascoli, chissà, a livello profondo, laddove l'emozione e il linguaggio non sono più discernibili l'uno dall'altro. Però, invece per rispondere alla sua domanda, non lo so. Diciamo che certamente, arrivati a una certa età, e qui hai ragione, quando si sommano tante cose, poi è inevitabile, insomma, gli sviluppi sono così diversi, si acquista una libertà. Io vi segnalo la sublime imitazione che Crozza fa di Veltri, di Feltri. Di Feltri, non l'ho vista quella, di Feltri, non l'ho vista molte altre. È formidabile, no, che mi frega, ormai ho 80 anni, posso dire quello che mi pare. In un certo senso però questo è vero, cioè c'è una forma di scioltezza, di io avrei avuto paura probabilmente a scrivere una cosa del genere, non mi sarei riconosciuto. Diciamo, uno dei danni collaterali, diciamo, dell'invecchiare è, a me piace molto, e poi devo aggiungere, per divertimento, perché io sul Sopruso no, è stato più faticoso, più doloroso. Però ecco, questa idea di poter giocare con la poesia, perché poi alla fine la poesia è gioco nel senso più ampio. Però in realtà in una escursione anche degli anticipi essere... prima, no? ma perché sempre dietro la mia parete? Mi sì, ricordo quella poesia già, questa è già del... Ce ne sono varie. Di Nature e Venature. Insomma, del 92. Parliamo di 30 tiptologia, anni. Sì, esercizi di tiptologia. Sì, insomma, indubbiamente andando avanti... Qualcosa c'è, qualche traccia c'è anche prima, no? Però... Però diciamo che una delle cose più belle è anche questo lasciarsi andare... E ecco perché dico la poesia è così diversa dal giallo, perché la poesia è ricerca, a cominciare da chi sta a ricercare. Io mi ricordo che un'unica volta in vita mia ho scritto il mio nome in una poesia addirittura Magri, dell'86, sì, no? Sì. Beh, io a un certo punto mi sbuca quel nome e dico: ma ebbi una specie, ma veramente sembravo stato d'allucinazione, quasi di stati di alterazione psichica. Fu bellissimo, però, no? C'è questa sorpresa. Io dico sempre: uno scrive poesie perché non sa, mentre scrive un verso, non sa cosa scriverà nel successivo. Ecco, immaginatevi cosa devo pensare, appunto, per
un giallo, che è esattamente il contrario, cioè quanto di più prefabbricato possa esistere, ripeto, con tutte le dovute eccezioni, però è un genere dell'artefatto prefabbricato rispetto a un genere di smarrimento, perché è ovvio che quando uno parla di poesia deve anche pensare al Tasso, ai grandi disegni, al, non so, a Paradiso Perduto, però nel, in chi scrive, in chi fa letteratura, per quello che per me è la letteratura, e torno a parlare di Rabal, e questa è la cosa più bella, proprio più appassionante, lo smarrimento che poi viene ripreso magari con il controllo, con certo. Quindi è un anche questo è una noia, cadiamo in Quark appunto e in Scorsese, nel preumano. Prego, ci sono due mani, non so chi aveva. Sì, grazie. Sì, è una cosa che, di cui mi sono accorto quasi per caso. Non so neanche, voglio dire, ho ben presente anche persone, coetanei, amici. Mi viene in mente il primo De Signoribus che usa le strofe, no? Poi uno legge tanto, va a capire. Il sonetto l'ho iniziato a usare già dagli anni 90. E anzi, io vado molto fiero di una poesia, dell'unica Sestina che ho scritto, contro il riparatore dei computer. È una Sestina. Si riparano personal. E quindi ecco, le forme fisse in genere mi hanno interessato molto. E anzi, ho fatto ricorso alle forme fisse proprio quando più pulsionale era il sonetto tema. Sulla TV, quello. Quello sulla schermo, TV, io me lo dico da solo, ma insomma mi sono stato molto felice quando sono riuscito a scrivere quel sonetto sulla, come si chiama la bellissima, l'ho intitolato L'igienista mentale, la Minetti, ecco, mia quel sonetto sulla, mia davvero? Cittadina, come no? E il sonetto sulla Minetti, ecco. Però le strofe mi sono venute poi col tempo, e soprattutto nell'ultimo libro, Il sangue amaro, ed è per me stata una bellissima conquista, cioè poter vedere proprio quello strumento si arricchisce, no? Penso, io ho fatto una delle cose di cui vado più fiero, e che sono riuscito un po' barando a superare l'esame di maestro solfeggiatore, però sono stato un fallimento dal punto di vista pianistico, però è forse l'esame più difficile della mia vita, proprio nulla così difficile. Però c'è tanto rapporto con la musica, no? Sì. Il violino di Frankenstein. Difatti scrissi un libro proprio tutto sulla musica, il Molino. E no, mi viene in mente quando seppi che l'organo ha anche una tastiera per i piedi. La pedaliera. Bellissimo. Pensate da un gusto cosa suonare, deve essere. La strofa in qualche modo è stata una tastiera in più. L'altra mano. Beh, mi piace molto questa domanda, anche perché sì. C'ha avuto dei periodi in cui non ha più scritto, lo dico per... Sì. C'è Bonaccia sulla pagina. Quella era addirittura del primo libro. E, no, mi viene in mente, stavo per dire, vi voglio annunciare che in realtà sono 3 anni che, giusto con la domanda su come mai un libro era esaurito, sono 3 anni che sto aspettando il contratto, perché sono... No, a questo punto non so se arriverà più. Però... dovrei firmare il contratto, per cui per 5 anni uscirò dai radar, per cui dovrei fare un meridiano Mallarmé. E dunque sprofonderò, anche se non è il mio poeta, poi uno lo fa per mille motivi, per sfida, e Mallarmé è il poeta per eccellenza del blocco, del bianco, della paralisi. C'è una bella parola francese che non si può tradurre, un verbo, meduseno, gorgonizzato, pietrificato dalla medusa, ecco. Dico la verità,
quando lei mi dice una cosa del genere mi vengono in mente i più brutti film della storia del cinema, e non potete sbagliare, sono quelli americani dove c'è uno scrittore. Appena c'è uno scrittore, chiunque sia, sì, può essere anche Schwarzenegger, gli spuntano gli occhiali. E tutte le cose più lo stereotipo, sì, proprio stereotipi allo stato, sì, sì, puro, no? E naturalmente morde, c'ha il blocco, la penna, morde con, la, con, penna. I pen, con i denti, e naturalmente c'ha il blocco. Ecco, io devo dire la verità, non ho mai avuto questa cosa, anche perché a un certo punto della mia scrittura ho iniziato a alternare, quindi la scoperta, è troppo lungo per raccontarlo, della prosa, poi la scoperta del pamphlet, no? E quindi, e poi addirittura un libro che credo che abbia venduto 6 copie, il record mondiale, che è un libro per me importantissimo, che si intitola Lo sciamano di famiglia. La terza mi telefona e mi dice: abbiamo 100 disegni di Fellini, faccio un libro. Io dico: ma perché devo fare un libro su Fellini? E lui mi dice: beh, abbiamo 100 disegni, vogliamo fare un libro. Beh, chiedete a qualcun altro. Beh, voi non ci crederete, io sono stato per 5 anni con questi disegni, finché un giorno mi sono, tra virgolette, ricordato di aver passato 13 anni frequentando Fellini. Non solo, ma Fellini, come omeopata, era paziente del grande medico di cui mia madre era assistente. Non solo, ma anche delle pagine di Fellini sulle mie poesie. Non mi era venuto in mente. Non che io sia arrivato a questo punto di demenza. Certo che vorrei conoscere letteralmente l'editor della La Terza che ti ha così, sì, individuato. Bravissimo, chi è bravissimo. Questo qua? Beh, era molto brava, era... sì, okay. Si chiama, sì, Anna Gianluca, era la direttrice, di quella bella collana, sì, Contromano. Contromano, dove, e io scrissi La Vicevita, certo, per lei. Io avrei dovuto dire: come no, c'è un sacco di cose da dire. Ma io per 5 anni continuo... Poi tiro un filo, poi un altro. Insomma, è un libro molto strano. Si chiama, sì, appunto Lo sciamano di famiglia, perché non si capisce bene poi se questo sciamano sia Fellini, il dottor Negro, di cui parlerò a lungo, oppure così via. Ecco, quindi un libro addirittura di commenti a disegni altrui, no? Forse, per tornare alla sua domanda, questo mi ha aiutato anche, sì, magari adesso è tanto che non scrivo una poesia che non mi piace, magari saranno 6 mesi, però sto già pensando a un'altra cosa. E quindi devo, guardate, sarò un po' spudorato, però se vi devo dire la gioia con cui a volte, non sempre, si arriva, e qui viene fuori l'insegnamento di Emilio Garroni, Estetica ed Epistemologia, la scrittura come modello del fare, modello proprio cognitivo di ogni tipo d'attività. Beh, è il piacere che io avevo quando giocavo con i soldatini da bambino. È uguale. Proprio una specie di schema kantiano puro, no? Perché giochi con i soldatini, giochi con le parole. Per questo... non mi viene il termine, di autoinserimento in un mondo che... vada solo, vada a sé, e da gioia, da piacere. La modellizzazione, sì. E visto che sto andando via, vi butto lì un libro che non c'entra niente, famosissimo, però che per chi non l'abbia letto è una cosa suprema, banalissima cosa, quello di Gregory Bateson. Verso un'ecologia della mente. Sì, quello è un libro che mi ha veramente... lacerato la visione della realtà. Un libro scritto apposta, è un libro iniziatico, perché tu alla fine del libro dici: ma perché non li ha messi in ordine questi saggi? Lui passa dal linguaggio delle balene alle forme di schizofrenia, ai modelli culturali tra Francia e Stati Uniti. Ma tu dici: ma perché? Eppure, alla fine riesce a rimettere tutto in ordine. E beh, è veramente, se dovessi dire un libro,
forse quello ci ho messo credo 12 anni a leggerlo, perché non si riesce. Se voi sapete che non si capisce, però già da prima è già un aiutino. Poi, insomma, aiutino. Se ci ha messo così tanto uno come Magrelli, figuriamoci. Che non fa altro. Ma comunque, no. Va bene, che ora è? È tardi, sono le 8 meno 10, dai, dobbiamo andare. Basta, applauso. Bene.